presidi, a portarvi di nuovo su questi sentieri, perché varrà la pena vedere le fioriture che sono le più spettacolari. Per esempio, ecco, qui abbiamo un ciliegio, questo grosso albero, che adesso vi dice poco perché ha solo foglie. Quando dovreste venire, in primavera, lo vedreste carico di fiori bianco rosacei e di lì a poco di frutti rossi. Quindi lì varrebbe la pena di venirci. Ma sarà possibile? Scusi, se l'andremo. Come no, certamente sarà possibile. Perché adesso è stato aperto. Ma questo è un parco che dovrà essere fruito dalla gente. Un parco senza visitatori non è un parco. È un'area morta. Un'area morta e che noi dobbiamo vivere, che devono vivere i bambini, che devono vivere i genitori, che devono tutelare soprattutto, perché non vale nulla mettere su un parco se poi la popolazione non gestisce in modo occulto. Ma se non viene pure reclamizzato però... Non si preoccupi che piano, come si fa, in genere il passavoce, il passaparola poi... servirà invece a portare avanti la conoscenza del luogo. Deve essere una conoscenza educata, noi quello andiamo a prefigurare, perché la nostra associazione silvatica si occupa di tutela, di garanzia della natura e anche di didattica, perché no, di divulgazione scientifica a vario livello. E allora, che cosa di meglio un parco dove c'è una vegetazione tipicamente delle zone marittime, è una vegetazione di macchia mediterranea, perché c'è tutta una costa assolata calcarea che riceve per lunga parte della giornata i raggi solari e man mano che si scende questa vegetazione diventa più vicina alle esigenze delle piante che vogliono più acqua. E qui infatti troviamo il pioppo, troviamo il salice. Sono delle piante che disperdono grandi quantità di acqua. E a proposito, bimbi, ma voi sapete perché le foglie sono verdi? Sapete, come no? Allora, ha detto sì, almeno uno che mi dica perché sono verdi. Perché? Perché contengono... La storia della foglia aiole, ricordatela un po', la storia della foglia aiole. Perché contengono clorofilla. La clorofilla serve per produrre zucchero. Se noi non avessimo le piante verdi, noi non berremmo, non mangeremmo dolci e bevande.